Entrano in sala la delegata del rettore alla didattica e all'accesso alla frequenza studenti con disabilità, la delegata del direttore del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, il direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale, il magnifico rettore. 1969-2019, 50 anni dall'apertura della sede di Arezzo dell'Ateneo Senese nella Palazzina Donne del campus del Pionta, inaugurazione dei corsi universitari dell'anno accademico 2018-2019 alla presenza del rettore dell'Ateneo, Francesco Frati. Noi siamo convinti che le università debbano giocare un ruolo fondamentale per lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori e più in generale del Paese. Siamo convinti che questo obiettivo passi anche, il raggiungimento di questo obiettivo passi anche da un continuo aggiornamento ed evoluzione del ruolo dell'università. Alla tradizionale missione di formazione, didattica e ricerca, infatti, si sta affiancando ultimamente la missione di contribuire allo sviluppo dei territori attraverso la cosiddetta terza missione. Una terza missione che noi cerchiamo di declinare almeno in due modi. Da un lato il contributo che le università possono dare alla crescita culturale dei territori di riferimento e dall'altro il contributo che l'innovazione che si produce all'interno delle università possa essere utile a migliorare la competitività produttiva del tessuto imprenditoriale, che nel caso di Arezzo è un tessuto imprenditoriale già di per sé molto vivo, con una grande vocazione al resto del mondo, con una grande vocazione sull'esportazione, che noi cerchiamo in qualche modo di assecondare e di irrobustire attraverso la formazione di laureati specificamente preparati per garantire alle nostre imprese questo ulteriore sviluppo.